Ciao, benvenuti. Oggi ti propongo uno slow flow morbido e gentile per creare spazio nel corpo, nella mente. Segui il tuo respiro, goditi le sensazioni e buona pratica. Cominciamo seduti in una posizione comoda. Siediti su un supporto se ne senti la necessità, ma io consiglio sempre di sedersi inizialmente su un cuscino, delle coperte ripiegate, per essere più comodi e avere la schiena ben dritta, ben distesa verso l'alto. Appoggio le mani sulle ginocchia e chiudo gli occhi. Ci lasciamo arrivare qui sul nostro tappetino. Prova a chiederti come ti senti oggi, come stai. Rilassa le spalle. Prova a osservare se inconsapevolmente trattieni un pochino di tensione a livello della mandibola. Prova a sentire, a osservare se stringi i denti, ammorbidisci, distacca la lingua dal palato, dischiudi la bocca. Ammorbidisci le palpebre, lasciale morbide, rilassate. E distendi la fronte. E inizia a portare la tua attenzione al tuo respiro naturale senza modificarlo. Osservalo così com'è. Osserva dove nasce, dove finisce. Prova a sentire se è ampio, se è un pochino trattenuto. E ora rendilo più consapevole, più controllato, inspirando gonfi l'addome. Lo espandi ed espirando dolcemente, l'ombelico rientra verso la colonna, svuoti l'addome da tutta l'aria fino in fondo. Senza forzare, lascia che avvenga. Porta semplicemente la tua attenzione, la tua consapevolezza. E lascia andare ogni altro pensiero che arriva alla tua mente. I pensieri arrivano, li osservo come se fossi uno spettatore esterno e li lascio scorrere via, non mi attacco a nessuno di questi. Ora espandi ancora il tuo respiro e lascia che dalla base della colonna attraversi tutta la colonna vertebrale verso l'alto. Inspirando, l'addome si espande, l'aria sale, la sento tra le costole, sale ancora, arriva al petto, spalle, clavicole e poi ancora oltre. Espiro, svuoto il petto, il torace e l'addome. Prova a seguire con la tua mente, con la tua attenzione, il flusso del respiro, il percorso del respiro, che dal basso risale verso l'alto e porta l'energia verso l'alto con l'inspiro. E poi osservo il percorso opposto dell'espiro che mi radica a terra. Con ogni ispirazione pensa di
trovare, fare scorta di nuova energia. E con ogni espirazione pensa di lasciare andare tensioni, pensieri, tutto ciò che non serve, che non ti serve in questo momento. Lasciali andare con ogni espirazione. Con il prossimo respiro inspiro dal naso ed espiro dalla bocca. Inspiro. Espiro. E riapro gli occhi. E da qui sempre con l'attenzione al nostro respiro, con le mani sulle ginocchia, inspirando, attiro un pochino le gambe verso di me. Sento il petto che si espande in avanti e leggermente verso l'alto e le mie scapole che si vanno a cercare dietro. Si uniscono, si avvicinano. La schiena si inarca leggermente e porto lo sguardo verso l'alto senza schiacciare le cervicali, le vertebre cervicali, quindi sostengo, ma posso, se non ho fastidio il collo, guardare verso l'alto e aprire lo spazio della gola. Tra la fossetta della gola e il mento. Ed espirando, curvo la mia schiena, la arrotondo, l'ombelico che si contrae dolcemente verso la colonna, una leggera retroversione del bacino. E ancora inspiro, attiro le gambe verso di me, le scapole si avvicinano dietro, il petto si apre, la gola si apre. Ed espirando, curvo. Ovviamente se ho fastidio al collo o se ho tensione alla zona cervicale posso guardare davanti a me e rendere il movimento un pochino più piccolo. Continua questo movimento sul ritmo del tuo respiro. Puoi chiudere gli occhi di nuovo e mantenere l'attenzione all'interno, alle sensazioni e al tuo corpo che si muove sul ritmo del tuo respiro. Inspirando, ritorno al centro, stendo la schiena. Inspiro, sollevo le braccia, mi allungo verso l'alto, la spinta dagli ischi fino alle dita delle mani, mi allungo bene. Espirando, vado in torsione a destra. Mano sinistra sul ginocchio destro, mano destra dietro fa da puntello. L'inspiro mi distende, mi allunga la colonna verso l'alto e l'espiro. Mi massaggio agli organi interni, l'addome si svuota, l'ombelico si avvicina alla colonna. E qui dolcemente, mantenendo il mento parallelo a terra, ruoto la testa da un lato all'altro. Ovviamente se non ho fastidio. Mantieni il tuo mento parallelo a terra, quindi non lo chiudere, verso il petto, verso il basso. E continua a respirare nella tua torsione. Ti fermi al centro e lentamente ritorni con la schiena al centro e distesa. Inspiro, sollevo le braccia, mi allungo verso l'alto ed espirando vado in torsione a sinistra, mano destra sul ginocchio sinistro, mano sinistra dietro, l'inspiro mi porta su e mi allunga e l'espiro massaggia i miei organi interni, l'addome si svuota, trovo spazio per la mia torsione. Continuo a respirare profondamente e dolcemente ruoto la testa da un lato all'altro mantenendo il mento parallelo a terra.
mi fermo al centro e lentamente ritorno con lo sguardo avanti. Inspiro dal naso ed espiro dalla bocca. Lascio andare e sciolgo la posizione. Sposto il mio supporto, se avevo il supporto, e mi porto seduto tra i talloni, quindi con le ginocchia unite. Distendo bene la colonna verso l'alto. Da qui incrocio le dita delle mani, tranne gli indici che restano distesi, aggancio i pollici e inspirando distendo le braccia verso l'alto e mi allungo bene qui. Cosa può capitare in questa postura? Può capitare, senza accorgermene, di inarcare la schiena. Io qui voglio mantenerla ben distesa, quindi senti il tuo ombelico che rientra verso la colonna e verso l'alto, senti la spinta verso l'alto, la schiena si allunga. Inspirando sollevo il bacino leggermente e lo sposto i glutei verso destra, quindi i miei talloni non sono verso sinistra, ok? Non sono seduta sui talloni qui. Inspiro ed espirando mi allungo, mi fletto verso sinistra. Non mi chiudo con la spalla destra, resto con la spalla ben aperta e sento il mio costato destro che si espande, che si estende dolcemente, ci respiro dentro. Da qui sciolgo l'intreccio delle mie mani, la mano sinistra scivola verso sinistra e magari posso approfondire leggermente la posizione, la flessione, mantenendo sempre la spalla destra ben aperta, senza chiudere. E lentamente ritorno al centro. Da qui appoggio la mano destra a terra. Libero la gamba sinistra, la distendo e porto la pianta del piede sinistro a terra. Faccio una leggera spinta sul taglio esterno del mio piede, spingo con la mano destra a terra, sollevo il bacino e allungo il braccio sinistro oltre la testa. Mi allungo bene qui, fai un pochino di pressione sul taglio esterno del tuo piede sinistro e allunga il sacro verso il tallone sinistro. Una linea che va dalla mia mano sinistra al mio piede sinistro. Respiro, ovviamente se ho fastidio al collo guardo tranquillamente davanti a me. E da qui fai qualche circonduzione con il polso sinistro. Qualcuna in un senso e qualcuna nell'altro senso. E ti fermi, prendi un respiro profondo e lentamente la tibia sinistra vuole tornare verso terra. Mi allungo in avanti con il petto e porto le braccia dietro di me, la fronte a terra, balasana, abbandono le spalle, le lascio cadere verso il basso e respiro. Sento il mio respiro che massaggia la schiena. E anche qui con ogni inspiro mi ricarico di energia e senti come ogni espiro ti porta un pochino più verso terra. E fai in modo che ti abbandoni. Con la prossima inspirazione lentamente snoccioli la colonna e risali. Incroci le dita delle mani, tranne gli indici, pollici che si agganciano, inspiro. Sollevo le braccia, mi allungo verso l'alto. Attenzione a non inarcare la schiena, mantieni la dritta distesa e usa il tuo respiro per allungarti. Sollevi il bacino leggermente, lo sposti i glutei a sinistra, lasci i talloni liberi.
verso destra, inspiro qui ed espirando mi fletto verso destra, questa volta il costato sinistro che si estende, che si espande, respiraci dentro. Senti come il tuo respiro lo massaggia. Non chiudere la spalla sinistra, mantienila aperta e mantieni il tuo respiro fluido. Sciogli l'intreccio delle mani e la tua mano destra, questa volta che scivola verso destra, allunga il braccio sinistro oltre la testa, magari intensifichi un pochino la posizione, magari no, non importa, ascolta il tuo corpo, senti quello che ti chiede e siamo qui per servirlo. Respira. Non chiudere anche la spalla destra, in questo caso fai una bella rotazione esterna della spalla, lasciala lontano dall'orecchio. E lentamente ritorni. La tua mano sinistra va a terra, la gamba destra si distende, la pianta del piede destro va a terra e inspirando solleva il bacino, allunga il braccio destro oltre la testa. Ok. Spingi sul taglio esterno del tuo piede destro, fai una leggera spinta, allunga il sacro verso il tallone destro. Se puoi, guardi verso l'alto, altrimenti se hai fastidio al collo, soffri di cervicale, guarda davanti a te. Mantieni il collo in una posizione in cui non senti tensione. E da qui qualche circonduzione del polso destro. Qualcuno in un senso e qualcuno nell'altro senso. E ti fermi, prendi un respiro profondo e lentamente la tua tibia destra torna verso destra, allunghi il petto in avanti, braccia dietro, fronte a terra, balasana, abbandonati giù. Con la prossima ispirazione lentamente risalgo e mi porto in posizione quadrupedica. Con i polsi sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche. Ok. E da qui il gatto mucca, inspiro, punto i piedi, il coccigesale, inarco dolcemente la schiena, unisco le scapole dietro, espando il cuore avanti, sguardo avanti. O leggermente verso l'alto se non ho fastidio al collo. Espiro, dorso dei piedi a terra, spingo via il tappetino con le mani, arrotondo la schiena, la curvo e sento il ventre che si compatta verso la schiena. E continuo questo movimento sul ritmo del tuo respiro. Inspirando, apro. Espiro, arrotondo. Segui il tuo ritmo, chiudi gli occhi se ti fa piacere. E ascolta il movimento che coinvolge la parte bassa della schiena, metà schiena, parte alta e cervicali. Snoccioli una vertebra dopo l'altra, seguendo il tuo respiro. Inspirando punto i piedi, coccigesale, inarco dolcemente la schiena ed espirando mi spingo indietro nel cane a faccia in giù, mantengo le ginocchia piegate, distendo bene le braccia, mi spingo indietro, il coccigesale, collo rilassato, ombelico che rientra verso la colonna, senti i tuoi ischi che puntano bene verso l'alto e da qui inizi a pedalare la posizione, stendendo una gamba e poi l'altra, portando i talloni verso terra. Ma è solo un'intenzione. Diamo sempre la priorità alla schiena di allungarsi. Non è necessario che i talloni tocchino terra. Continua a spingere via il tappetino con le mani. Continua a sentire il petto che si vuole aprire verso le cosce.
E fai tutti quei movimenti che ti servono per entrare nella posizione e sentirla comoda e stabile. Puoi fare qualche sì, qualche no con la testa, puoi ondeggiare con il bacino, prova a ascoltare il corpo. Anche andando oltre l'abitudine, ascolta quello di cui ha bisogno oggi il tuo corpo, che è diverso da quello che aveva bisogno ieri. E quando te la senti ti fermi, Nadha Mukha Svanasana. Puoi mantenere le ginocchia un pochino piegate, i tuoi piedi sono aperti alla larghezza del bacino, la schiena è ben stesa, il retro delle cosce preme verso l'interno delle cosce preme verso il retro del tappetino, e il coccige si allunga verso l'alto. Da qui, inspirando, porti il mento verso il petto e arrotondando un pochino la schiena, vieni in avanti nella posizione della panca, anche in una panca un pochino più alta, ritrovandoti con le spalle sopra i polsi. E da qui, espirando, pieghi le ginocchia, il coccige sale, ti spingi indietro nel cane a faccia in giù. Continua questo movimento sul ritmo del tuo respiro, lo fai qualche volta, come un'onda. Inspiro avanti, porto lo sguardo avanti, espiro, piego le ginocchia e mi spingo indietro. E ancora, inspiro. Espiro. Senti come anche qui il movimento va a coinvolgere prima la parte bassa della schiena, metà schiena, parte alta. Inspirando torno in avanti ed espirando ginocchia a terra mi spingo indietro in balasana, glutei sui talloni. Da qui sempre arrotondando la schiena, mento al petto, inspiro, risalgo fino a ritrovare la mia posizione quadrupedica, sguardo avanti e espirando piego i gomiti indietro contro il busto e porto a terra prima il petto, il mento, spalle lontane dalle orecchie, scivolo avanti e mi ritrovo a terra. Mani ai lati del petto, gomiti stretti contro il busto, mi radico con il pube a terra. Le cosce, il dorso dei piedi, inspirando ruoto le spalle indietro e salgo per un piccolo cobra, espirando ritorno. E ancora inspiro cobra, espiro ritorno. Ancora una volta, inspirando spalle indietro, lontane dalle orecchie, cobra, espirando, punto i piedi, Adho Mukha Svanasana. Inspiro, piego le ginocchia, sollevo i talloni, guardo tra le mani e con uno o più passi porto i piedi tra le mani, piedi aperti alla larghezza del bacino, ginocchia piegate quanto mi è necessario, non sentire pungere la schiena, tieni l'ombelico rientrato verso la colonna, attiva l'addome e attiva i tuoi quadricipiti. Lascia abbandonata la parte alta del corpo, spalle, testa, collo, agganci i gomiti con le mani e oscilli dolcemente da un lato all'altro. Ti fermi al centro, con il peso ben distribuito tra piede destro, piede sinistro, base degli alluci, dei mignoli e talloni. E qui abbandoni giù le braccia, mani sotto le ginocchia, stendo la schiena, Ardha Uttanasana, ti allunghi bene qui, la corona della testa punta in avanti, il sacro nella direzione opposta, la schiena si stende, le spalle ruotano indietro. Ed espirando ammorbidisci le ginocchia, ritorni in Uttanasana. Con la prossima inspirazione pieghi le ginocchia, l'ombelico rientra verso la colonna e lentamente snoccioli vertebra dopo vertebra per risalire. Le spalle ruotano indietro, il mento al petto se ti gira la testa. Ok, riapro gli occhi e mi porto, se non lo sono già,
all'inizio del tappetino con i piedi aperti alla larghezza del bacino o uniti come preferisco, l'importante è che siano bene paralleli. Attivo le mie gambe, cosce ben attive, micropiego le ginocchia piuttosto che sovraestenderle, allungo il sacro verso il basso, ombelico che rientra verso l'alto, verso la colonna, le spalle che ruotano indietro. Inspiro, sollevo le braccia, mi allungo verso l'alto. Ed espirando, ammorbidisco le ginocchia e mi fletto in Uttanasana. Stendo la schiena, Ardha Uttanasana, mi allungo bene con le mani a terra o sotto le ginocchia e espirando ritorno in Uttanasana con due passi panca. Inspiro ed espirando, Chaturanga, con o senza le ginocchia, come desideri. Se hai bisogno del supporto delle ginocchia, usale. Assolutamente, l'importante è che il bacino non crolli a terra. Mani ai lati del petto, cobra, inspiro, cane giù, espiro. Ancora il piede sinistro a terra e dal centro del corpo sale la tua gamba destra verso l'alto, fianchi allineati in avanti. Inspiro ed espirando, piede destro tra le mani. Sinistro a terra, 45 gradi, spingo sul taglio esterno del piede sinistro e da qui il prossimo inspiro, il braccio sinistro mi guidano su in Virabhadrasana 2, trovo il secondo guerriero. Facciamo qualche pulsazione, inspirando stendo un pochino la gamba ed espirando affondo. Entriamo lentamente nella posizione. Mantieni il tuo ginocchio aperto in linea col secondo e terzo dito del piede, controlla che non rientri verso l'interno. Le spalle sono sopra il bacino e lo sguardo è verso la mano destra. E poi ci fermiamo nel secondo guerriero, respirando, pancia dentro, coda sotto. Palmo della mano destra verso l'alto, inspiro, mi inclino, indietro, apro qui. Ed espirando, mani a terra. Passo indietro a tavola, mi fermo. Inspiro, espirando, ginocchia a terra. Lascia il bacino sopra le ginocchia, non indietro, non in avanti, lascialo in linea con le tue ginocchia. E da qui, espirando. Allungo le braccia in avanti e trovo Anatasana con la fronte a terra. Vogliamo mantenere la posizione attiva, quindi le nostre braccia sono attive. E andiamo anche qui a fare alcune pulsazioni. Da qui, inspirando il mento al petto e arrotondo un pochino la parte alta della schiena, quindi quella tra le scapole, sento che si estende, che si apre. Espirando, lascio che il petto si sciolga verso terra. E ancora due volte, inspiro, curvo, arrotonda qui tra le scapole. Espirando, lascia che il petto si sciolga verso terra. E ancora una volta, inspiro, espiro. Porti lo sguardo alle tue mani, gli avambracci vanno a terra. E inspirando, entra nella panca sugli avambracci, corpo tutto su una linea, addome attivo, collo in linea con la colonna, sguardo avanti verso terra. Inspiro, espirando, ginocchia a terra, scivolo con il bacino a terra. Le mie mani passano ai lati della gabbia toracica, gomiti stretti. Inspiro, cobra, cane giù, espirando. Ancora il piede sinistro a terra, inspirando, sollevi. Ancora il piede destro a terra, inspirando, sollevi la gamba sinistra. Espiro, piede sinistro tra le mani. Destro a terra, spingi sul taglio esterno del piede destro, inspiri. Virabhadrasana 2. E qui qualche pulsazione, inspirando, stendo un pochino la gamba sinistra, espirando a fondo. E ancora. Segui il tuo ritmo, le tue sensazioni, il tuo respiro. Guarda verso la mano sinistra. Ti
Piedi fermi in Virabhadrasana 2, pancia dentro, coda sotto, forte e stabile qui. Il palmo della mano sinistra si solleva verso l'alto, inspirando, mi inclino indietro e apro. Espiro, mani a terra. Passo indietro, tavola. Inspiro, espiro, ginocchia a terra, le mie braccia scivolano in avanti, Anatasana, questa volta ci fermiamo qui. Lo sguardo verso le mie mani, appoggio gli avambracci a terra, punto i piedi, panca sugli avambracci, forte e stabile. Inspiro, espiro, ginocchia a terra, scendo con il bacino, le mie mani passano ai lati della gabbia toracica, inspiro, cobra, espiro, Adho Mukha Svanasana. Stendo bene la schiena. Inspiro, sollevo i talloni, piego le ginocchia, guardo tra le mani, espiro, piedi tra le mani. Stendo la schiena, inspirando, espiro, ritorno, inspiro, il cuore mi guida su. Espiro, mani al petto. Inspiro, sollevo le braccia, mi allungo verso l'alto ed espirando mi fletto in avanti, Uttanasana. Stendo la schiena, Ardha Uttanasana, espiro, ritorno, passo indietro solo col piede sinistro, appoggio il ginocchio sinistro a terra, accompagno il bacino in avanti verso il basso, stendo la schiena, espando il cuore avanti, sguardo avanti. Qui posso tenere il piede sinistro puntato oppure il dorso del piede a terra, posso mettere una copertina, un supporto morbido sotto il mio ginocchio sinistro, posso mantenere i blocchi sotto le mie mani per avere un pochino più di spazio. Trova la tua posizione, utilizza i supporti che ti fanno piacere, che ti aiutano nella pratica. Gamba destra piegata a 90 gradi, controlla che il tuo ginocchio non superi la linea della caviglia. La mano sinistra va a terra, la mano destra la portiamo sulla coscia destra. E da qui, inspirando, voglio aprire, ruotare il petto verso destra e aprire bene la spalla destra, lo sguardo, se posso, va verso l'alto. Rotazione esterna di entrambe le spalle, spazio tra spalle e orecchie. Lentamente ritorno al centro, punto il piede sinistro, sollevo il ginocchio sinistro, le mie mani passano all'interno del piede destro, cammino, passo dal centro, porto i miei piedi paralleli sul taglio esterno, inspiro, stendo la schiena, allungo bene qui la mia schiena, il bacino, il petto e la testa sulla stessa linea, cammino con le mani in avanti, puntando i polpastrelli a terra o posso anche utilizzare i blocchi, va benissimo. Faccio una leggera pressione, mi spingo un pochino indietro, come se volessi fare un cane a faccia in giù con le gambe molto divaricate. Senti il coccige che sale, la schiena che si allunga, il collo e la testa completamente rilassati. Lentamente ritorni con le mani sotto le spalle, allungando la schiena, cammini verso il tuo piede sinistro che si apre in avanti, appoggio il ginocchio destro a terra. Accompagno il bacino in avanti e verso il basso, punta il piede destro, lascia il dorso a terra, metti un supporto morbido sotto il ginocchio destro se ti crea fastidio, usa i blocchi sotto le mani. Scendi con il bacino, espandi il cuore avanti, sguardo avanti, respira qui. La mano destra va a terra questa volta, appoggia la mano sinistra sulla tua coscia sinistra e inspirando ruoti, fai un pochino di pressione con la mano sulla coscia, ruoti il petto verso sinistra, verso l'alto, apri le tue spalle, ruotale esternamente.
avanti, ritorni, punti il piede destro, sollevi il ginocchio destro, le tue mani passano all'interno, cammini, torni al centro, piedi paralleli sul taglio esterno. Inspiri, stendi la schiena ed espirando, questa volta ti fletti completamente. Prova a vedere se le tue mani arrivano sulla linea dei piedi, allora pieghi un pochino i gomiti indietro, ma non è necessario che arrivino qui, altrimenti dove arrivano, arrivano, ti lasci andare. Attiva le tue gambe, attiva l'addome, non spingere, lascia che sia il respiro a creare e a chiudere la posizione. Ruota le spalle indietro, lasciale lontane dalle orecchie, la corona della testa punta verso il basso. E poi qui prova a sentire se tieni tutto il peso sui talloni. Facilmente in questa posizione si tende a tenere tutto il peso indietro. Distribuiscilo bene tra talloni, base degli alluci, dei mignoli. Inspirando, stendi la schiena, ti allunghi in avanti. Cammini verso il tuo piede destro che si apre in avanti, passo indietro, Adho Mukha Svanasana. E come abbiamo fatto all'inizio, inspirando, mento al petto, curvando, arrotondando un pochino la schiena, vengo in avanti in una panca. Espirando, ginocchia a terra, Balasana, fronte a terra. Inspiro, risalgo, posizione quadrupedica, sguardo avanti, espirando piego i gomiti, petto, mento a terra, scivolo in avanti, cobra, cane giù, espirando. Inspiro, sollevo i talloni, piego le ginocchia, guardo tra le mani e con uno o più passi porto i piedi tra le mani. Stendo la schiena inspirando ed espirando ritorno in Uttanasana. Mi fermo qui, abbandono giù la testa. Ora da qui, senti bene i tuoi piedi radicati a terra, le spalle rilassate, le braccia rilassate. Uniscili o lasciali leggermente separati, come ti senti più stabile. Prova a ricercare una stabilità, prova a sentire i tuoi piedi che spingono via la terra. Ammorbidisci un pochino le ginocchia, l'ombelico rientra verso la colonna, ti radichi sul piede sinistro e da qui provi a risalire snocciolando la colonna, portandoti dietro, agganciandolo, il tuo ginocchio sinistro. Lentamente. Destro, io ho il destro, scusami, ma è uguale, poi cambi. Ok, stendi bene la schiena qui. Trova il tuo equilibrio, guarda un punto fisso, trova la stabilità. Se perdi l'equilibrio non importa, assolutamente, trova l'equilibrio tra concentrazione e attivazione muscolare. E il centro attivo. Ok, lascia andare il tuo ginocchio e fai qualche circonduzione con la caviglia del piede destro o sinistro, quale sia, va bene. E qualcuno nell'altro senso. Ok. E poi da qui vai a cercare il tuo albero, che può essere il piede nell'interno della coscia, oppure nell'interno del polpaccio, oppure alla caviglia. Trova davvero la tua posizione dell'albero, non importa quale variante fai. Se porti il piede nell'interno coscia, lo porti davvero verso l'alto, quindi non nell'interno del ginocchio, i tuoi fianchi ben allineati, ruota esternamente l'anca e il ginocchio della gamba su. Attiva il tuo centro e unisci le mani di fronte al petto. Incrocia le dita delle mani, tranne gli indici, aggancia i pollici e da qui lentamente, movimenti lenti, concentrazione, distendi le braccia verso l'alto. Il tuo ginocchio ritorna in avanti, della gamba su, e poi il piede ritorna a terra. Allarga i tuoi piedi alla larghezza del bacino, inspiri qui, distendi bene la schiena, non inarcarla, ben distesa verso l'alto ed espirando ti fletti a destra.
Inspiro, torno al centro ed espirando ti fletti a sinistra. Inspiro, ritorno al centro, espiro, mi inarco leggermente indietro, porto il petto verso l'alto, dolce, leggero. E ritorno al centro con la schiena distesa, inspiro, espirando lentamente, fletto le ginocchia quanto mi è necessario e ritorno in Uttanasana, abbandono giù la testa, spalle rilassate. E andiamo a fare la stessa cosa dall'altro lato, quindi cambia ovviamente gamba, ancori l'altro piede a terra, io in questo caso ancoro il piede destro questa volta, quindi sei fatto come me. Adesso porterai su il tuo ginocchio sinistro, ti concentri, trovi la stabilità sul tuo piede che resterà a terra e lentamente risalendo agganci il ginocchio sinistro e con controllo ti sollevi portando il ginocchio verso il petto e qui cerchi la stabilità, quindi ti prendi qualche istante, qualche respiro per trovare la concentrazione, per trovare la distensione della schiena, il tuo centro attivo. Lasci andare il ginocchio e fai qualche circonduzione con la caviglia. Qualcuno in un senso, qualcuno nell'altro senso. E poi vai a trovare il tuo albero, quindi il piede nell'interno della coscia, nell'interno del polpaccio o sulla caviglia. Trova la tua variante, fianchi allineati in avanti il più possibile. Se tieni il piede nell'interno della coscia, senti come devi fare un pochino di pressione contro la gamba risponde. E qui unisci le tue mani davanti al petto, Anjali Mudra. Respira. Incroci le dita delle mani tranne gli indici e lentamente distendi le braccia verso l'alto per allungarti. Senti la spinta dal piede che è a terra fino agli indici delle mani. Il tuo ginocchio della gamba su, il tuo ginocchio sinistro viene davanti a te e lentamente riporti il piede a terra. Allarghi i tuoi piedi alla larghezza del bacino, piedi paralleli, inspiri, ti allunghi verso l'alto, espiri, ti fletti a destra. Inspirando al centro. Espiri, ti fletti a sinistra. Inspiro al centro, espiro, mi inclino dolcemente indietro. Inspirando, ritorno al centro ed espirando, Anjali Mudra, ti fletti in avanti, Uttanasana. Stendi la schiena, Ardha Uttanasana. Espiri, ritorni, due lunghi passi dietro e ritrovi il cane a faccia in giù. Inspirando, mento al petto, schiena arrotondata, vengo in avanti come abbiamo fatto prima. Espirando, ginocchia a terra, Balasana, e questa volta ti fermi qui, fronte a terra. Le tue braccia possono rimanere oltre la testa oppure puoi portarle dietro e abbandonare completamente le spalle. Prova a sentire qual è il tuo Balasana in questo momento, quello che ti fa più piacere. Quello che ti fa abbandonare di più verso terra e rimanendo in ascolto delle sensazioni, delle vibrazioni sul corpo, sulla mente. Respira.
Lentamente con la prossima ispirazione snoccioli la colonna per risalire e ti porti a sedere. Ok. All'inizio del tappetino o al centro per poi stenderti a terra. Piedi aperti alla larghezza del bacino, ginocchia parallele, inspiro, stendo la schiena ed espirando una vertebra dopo l'altra, riporto la mia schiena a terra. E qui distendo le braccia oltre la testa, distendo le gambe, mi allungo e poi espirando piego le ginocchia, riporto le piante dei piedi a terra e le braccia lungo il corpo. Ok. Mento verso il petto, tratto cervicale disteso, la schiena ben a terra. Vado a formare un 4 con la gamba destra sulla gamba sinistra. Quindi la mia caviglia destra sarà sulla coscia sinistra, appena sotto il ginocchio. Con la mano destra mantengo l'apertura della coscia destra, la porto nell'interno coscia e mantengo un istante l'apertura. Sento tutta la schiena ben a terra. Inspiro ed espirando raccolgo anche la gamba sinistra, le mie mani passano dietro la coscia sinistra e resto qui respirando, chiudi gli occhi. Ok. Riporti il piede sinistro a terra, accavalli la gamba destra sulla gamba sinistra, apri le tue braccia a croce, sollevi il bacino un pochino da terra, lo sposti verso destra e lo riappoggi a terra e poi da qui lasci cadere le ginocchia verso sinistra e ruoti la testa a destra. Ritorni al centro, riporti i piedi a terra, ti riporti bene al centro e resti qui qualche respiro con le braccia aperte, le piante dei piedi a terra. Formi un 4 con la gamba sinistra sulla gamba destra. Con la mano sinistra apri dolcemente la tua gamba sinistra, senti la tua schiena ben a terra, il tratto cervicale disteso. Se hai bisogno di mettere un cuscino sotto la testa, fallo pure. Inspiro ed espirando raccolgo anche la gamba destra. Vado ad agganciare la coscia con le mani e resto qui per qualche respiro, chiudi gli occhi, goditi le sensazioni, il tuo respiro. Riporti il tuo piede destro a terra, accavalli la gamba sinistra sulla gamba destra, apri le tue braccia a croce, sollevi il bacino un pochino da terra, lo sposti verso sinistra, lo riappoggi a terra, poi da qui le tue ginocchia cadono a destra e ruoti la testa a sinistra.
torni al centro, sciogliendo la posizione delle gambe, riportando entrambi i piedi a terra, schiena a terra, ti fermi qui un istante, un respiro. E poi stendi una gamba e stendi l'altra per Shavasana. Riporti le tue braccia lungo il corpo, un pochino separate dal corpo in modo da poter abbandonare completamente le spalle verso terra. E ti abbandoni completamente. Lascia andare i tuoi piedi, rilassali. Abbandona le gambe, il bacino, il ventre, sentili pesanti a terra. Rilassa le mani e le braccia. Abbandona le spalle. Lascia andare ogni tensione dal viso. E accogli ogni sensazione che affiora, che arriva, senza giudizio. Inspiro, espiro. Inizia a fare qualche piccolo movimento con il corpo, qualche movimento piacevole che ti fa piacere. Prova a sentire quello di cui hai bisogno in questo momento e fallo. Poi allunghi le braccia oltre la testa e pieghi le ginocchia, ruoti sul fianco destro del corpo, ti rannicchi in posizione fetale, avvicina le ginocchia al petto, goditi un istante questa posizione. E aiutandoti con le mani lentamente ti risollevi per riportarti in una posizione comoda. A gambe incrociate, un tallone di fronte all'altro, come sei più comodo. Prendi il supporto se ne hai bisogno. Distendi la colonna verso l'alto, appoggi le mani sulle ginocchia, rilassi le spalle. Ritrovi il tuo centro, ritrovi il peso ben distribuito tra gluteo destro e gluteo sinistro, avanti e dietro. La colonna vertebrale che si distende verso l'alto e il respiro che la attraversa. Un respiro dal naso ed espiro dalla bocca. Unisci le mani davanti al petto per Anjali Mudra. E lentamente riapri gli occhi. E grazie, namaste. Grazie per questa pratica insieme, spero che ti sia piaciuta e se sì iscriviti al canale per non perderti le prossime. Se desideri approfondire la tua pratica, sul mio sito www.miyoga.it trovi alcuni percorsi, alcuni videocorsi, ognuno con delle caratteristiche diverse per diverse esigenze.
Ti invito a dargli un'occhiata e ti metto i link qui sotto nell'info box del video. Grazie ancora, a presto, ciao, namaste.